Ciao, meravigliosa amica. Le tue idee sono molto allettanti. Adesso dirò alla Sofia che mi mandi più di una foto perché vuole, appunto, se gli fai foto vedere di alcuni ritratti che hai fatto, a parte che te l'ho già detto, però appunto. Poi sicuramente è interessata ai quadri, li vorrà vedere quello che le piacerà, se non l'avrai già venduto. Perché le piacciono, ha voglia proprio di un quadro anche abbastanza grandino. Stavo guardando il muro adesso. Ma comunque è interessata. Adesso una struttura, una libreria che conosco, no, che conosco, di cui mi hanno parlato, sono in ferie, tornano alle 19, ed è una libreria nota perché ha una stanza dove fanno mostre, ed è a Padova, più o meno quasi vicino dove abito io. È vicino al Prato della Valle, vicino alla specola che la fotografia che ti ho fatto vedere, sai, la specola, c'era la Basilica di Santa Giustina e poi la specola, più o meno vicino là. E mi dicevano anche che ha una terrazza che dà sul Naviglio, sul fiume che passa vicino a Padova. Comunque, poi di quello avremo tempo per parlarne. E Rose mi ha mandato un messaggio che vorrebbe partire sabato, perché lunedì mattina riprende al lavoro e quindi ha detto che bisognerà che torniamo nel tardo pomeriggio, non tanto tardi. E quindi vorrebbe andare anche dalla Alice, che è la figlia della sorella di Agostino. Se no, detto dopo si arrabbiano, se andiamo da quelle parti non andiamo da loro. Quindi, e poi mia sorella ha detto, ma scusa un attimo, io sono in ferie, Agostino in ferie, andiamo via con due macchine e quindi loro tornano a casa e noi restiamo là un po'. Quindi è facile che ci vediamo sia domenica che lunedì. Così conoscerà anche mia sorella, Agostino. La Cristina torna, è andata là, vedete che è andata a Lampedusa, sta mandando delle foto favolose, bellissime, difatti dopo, siccome abbiamo un gruppo family, cioè tutta la famiglia, praticamente sono una quindicina di persone. Io mi sono tolto perché sennò avevo il telefono che faceva bim 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 bim. C'è la sorella di Agostino che manda un miliardo, ah, sono accese le luci, che manda un miliardo di fotografie, solo che lei non è che sceglie, cioè anche io ne ho fatte di più di foto, però ho scelto quelle che un po' più distanti, un po' più vicino, però. L'ho scelto quelle che piacevano, ma lei manda tutte, anche quelle sfocate. E quindi bing bing. E a un certo punto ho detto scusatemi, ma io mi tolgo dalla family, se no mi fate morire. E quindi perché c'è il doppio 41 e 50? Ho un doppio timer, non capisco perché. Ma vabbè. E niente. Comunque l'idea tua è bella, molto bella. Sai che però, a dire la verità, è vero che i quadri a rombo non sono male, basta farli dritti. Non lo dico più. Non lo dico più. Però intanto ti paga, meno male. Ci mancherebbe anche.
tra l'altro ho detto anche alla Paola, sorella di Agostino, anche a lei di mandarmi delle foto e le farò fare io a carboncino di lei e il marito Bruno e dopo Mari delle figlie, ha due figlie che sono tutte e due sposate e una ha un bambino che è favoloso e si chiama Gioele. Gioele come Gioele Dix, si chiama Gioele. È intelligentissimo, io lo so che, però è veramente molto intelligente. E anche furbetto. I bambini adesso sono così. Comunque dai, e dopo anche una cagnetta, poi e sarebbe la Paola, la gattara, sai. E vorrei fare anche, se riesco a trovare una foto di mia cugina Milena, quella che ogni tanto ti scrive, che ti fa i commenti, e mia cugina Milena col marito, dovrei avere qualche foto. Vorrei fare anche a loro, anche per loro, un carboncino. Naturalmente, con calma, non c'è nessuna fretta. Appena passato il 1° di settembre ti manderò anche le foto di Cristina, l'amica di Cristina, mia nipote, e te le mando tutte, così scegli tu quella, perché alcune le ho schiarite, migliorate un po', però dopo vedi tu, perché anche tra l'altro a Cristina piace il carboncino bianco e nero, le piace moltissimo. Cristina invece, mia nipote, ha detto ma sarebbe bello a colori, e dopo vedi tu. E avremo qua a Padova un sacco di tue opere. Ma ti rendi conto? Ti rendi conto che stai diventando famosa anche qua a Padova? Un po' alla volta ti conosceranno bene. E ho detto anche a un signore che si sta facendo, ha voluto sapere il nome tuo, Cristina De Biasio, e ho cominciato a dire Cristina De Biasio. Questo qua è un architetto che l'unica cosa moderna è la cucina, ha detto, tutto il resto, non so se sia una casa antica, credo di sì, abita vicino a casa mia tra l'altro, però ha tutti i mobili antichi, architetto. Però è anche lui qua, soldi o non soldi, architetto o operaio o nullatenente, e qua siamo. 8 minuti, ti sto rompendo le balle in acciaio per 8 minuti. Ci sentiamo nei sogni, ti voglio un bene immenso. Stanotte ho fatto un sogno strano, ma non me lo ricordo più. Bisogna che quando mi sveglio, anch'io, mi scrivi, faccio un appunto per ricordarmi un po'. Solo che quando, stando qua, non posso accendere la luce, se no si sveglia quello che è assieme con me. E io non voglio rompere le balle a nessuno. Comunque ti voglio un mare di bene. Un mare immenso e impetuoso. Saluta Fabio, accarezza Susi, dammi un bacino, e Mario ogni tanto lasciale portare a casa una lucertola. Sai qua come si divertirebbe, sai quante lucertole ci sono? E sono anche belle grandi perché non ci sono gatti. Ciao, ti voglio bene.